Benvenuti al corso di recupero dati. Oggi parleremo del data carving, una tecnica avanzata di data recovery. Vedremo che cos'è il data carving, quando è possibile applicarlo e quello che si riesce ad ottenere. Cos'è il data carving? Il data carving è una tecnica di data recovery avanzata il cui obiettivo è localizzare file di informazioni indipendentemente dalla propria catalogazione di file system. Quindi andremo a localizzare sulla superficie magnetica del supporto, quindi direttamente sui settori logici, quelli che sono file che rispettano talune condizioni. Nel data carving, per la ricerca e la localizzazione delle informazioni, vengono utilizzate quelle che sono le signature, ossia delle impronte binarie tipiche per estensione, ovvero una JPEG sarà riconoscibile sui settori dell'hard disk perché ad una certa posizione del file ci sono una sequenza di byte predefiniti. Lo stesso vale per molti altri file, come i file di tipo PDF o di file di tipo Office. Quando e perché utilizzare la tecnica del data carving? Come abbiamo detto, è una tecnica particolare e sicuramente estrema. Ci sono alcuni casi in cui la corruzione del file system è talmente severa che non è possibile localizzare più le posizioni originarie dei file. È tipico il caso di una formattazione e reinstallazione del sistema operativo, che vanno a provocare in generale un danneggiamento del file system talmente tanto vasto che le informazioni preesistenti non esistono più. In questi casi l'unica tecnica di data recovery possibile è quella del data carving, quindi andremo ad intercettare delle informazioni sull'hard disk indipendentemente dalla propria catalogazione originaria. Nell'esempio di oggi ci occuperemo di distruggere il file system di questo pendrive da 32 GB, quindi lo formatteremo, copieremo delle foto all'interno del file system del pendrive, lo riformatteremo e copieremo dei nuovi file nel file system appena creato. Quindi simuleremo una distruzione totale di file system. Successivamente sottoporremo il pendrive ad un processo di data carving e verificheremo quali file è possibile recuperare con una tecnica del genere. Thank you.
Data carving è una tecnica di data recovery estremamente potente. Con un processo di data carving è possibile localizzare qualsiasi informazione presente nel nostro dispositivo che rispetti i parametri selezionati per la ricerca, il che significa che stiamo cercando una JPEG come tipo di informazione, potremmo localizzare sulla superficie magnetica dell'hard disk, per esempio, tutte quelle che sono le tracce di navigazione internet, tipico caso di data recovery forense. Di contro c'è da dire che durante il data carving l'informazione di file system viene perduta, quindi nome, data, creazione, catalogazione in termini di cartelle del file verranno perdute in maniera inevitabile. È anche problematico il data recovery di file di posta elettronica che sono comunemente frammentate, facciamo esempio il file di Outlook PST, che è un file che cresce costantemente, quindi ha un accodamento sistematico. Questo file naturalmente non potrà essere recuperato nella sua integrità, in quanto i propri nodi vengono distribuiti in molte zone dell'hard disk secondo la frammentazione del file stesso. In ogni caso il data carving è una tecnica eccezionale e quindi è importante considerarla quando ci si trova di fronte a un file system severamente danneggiato. Il data carving è una tecnica molto utilizzata per esempio per la ricerca e il data recovery di file di tipo fotografico. È abbastanza frequente infatti che un fotografo formatti per errore la card della propria fotocamera e successivamente produca di nuovi scatti utilizzando la stessa. C'è da dire che il livello di recuperabilità in questi casi è inversamente proporzionale al livello di scatti prodotti. Data carving può sembrare una tecnica di data recovery banale, in realtà non lo è affatto. È abbastanza comune infatti che molti strumenti software producano risultati diversi. Questo perché l'algoritmo di data carving applicato spesso non è efficace, è progettato in maniera errata o comunque non è professionale. Quindi è importante utilizzare anche gli strumenti corretti per eseguire questo tipo di operazioni di data recovery. Per oggi abbiamo finito, abbiamo visto che cos'è il data carving e come lo si applica nel data recovery professionale. Alla prossima!